Oggi siamo a questo 31 marzo, siamo a questo evento che si svolge al parco tematico di Lodi, Parco Padano, un parco interessantissimo perché fanno degli studi notevolissimi su tutta quella che è la biodiversità, e abbiamo tre chef che cucinano. Devo dire che questo posto è geniale, bisognerebbe venire a conoscerlo. Golf e Gusto non si può occupare solamente di golf e di gusto, ma deve spaziare, e io vi dico, venite alle 18 tappe e vedrete che ogni volta sarà una sorpresa, non solo del campo di golf che vedrete, perché i campi di golf sono uno più bello dell'altro, ma specialmente perché noi ogni volta vi daremo da assaggiare del buon vino, da mangiare del buon formaggio, insomma sarete tutti dei grandi gourmet. Oggi prepariamo un bel sughetto vegetariano, proprio verdure del mio orto, quindi proprio neanche da supermercato. Anche i pomodori ho preso dal mio orto. Sto cercando di rendere protagonista un risotto, che può essere anche un semplice risotto, facendo in modo da scorporare tutti quanti gli ingredienti. Ho scorporato i vari tipi di acidità che ci sono presenti nel risotto, quindi non faccio un fondo di cipolla, non faccio una sfumatura di vino, perché facendo così non facevo altro che aggiungere acidità su acidità su acidità. Facendo in questo modo invece ho fatto delle riduzioni di aceto, facendoli prendere il colore naturale di alcuni prodotti, in questo caso il timo, poi c'è la maggiorana, ribes e zafferano e rosmarino. A questo punto il cliente, una volta che io presenterò il piatto, sarà libero di aggiungere questi gradi di acidità e di ottenere quindi nel palato delle esplosioni ed emozioni di gusto. Stiamo preparando un boccadillo di galletto con degli asparagi e della barba degli agretti, della barba dei frati saltati su onfalos, che è questo fry top al cromo duro.